Cosa è successo nel sottopalco? È vero! Avevo delle cose da fare nel passaggio sottopalco per via del trucco che stava avvenendo sul palco. Era il primo. Era il trucco con il fuoco, giusto? Quello che il signor Mysterious doveva fare. Esatto! Era un trucco veramente pericoloso, quindi dovevo assicurarmi che fossimo preparate. Era nel copione, e io volevo davvero vederlo, ma non potevo per via dell'incidente. Sta zitta! Ti farai scoprire, credo. Comunque ero davvero impegnata. Sì, così impegnata. Troppo impegnata ad avere una chance per uccidere Mysterious. Beh, questo è stato sicuramente diverso. Che ne pensa come testimonianza inattaccabile e alibi? La nostra magia è vera, non è un trucco o un inganno. Oh, ma sta fluttuando! Vostro onore. Si possono vedere le mani che la sorreggono poco sotto. Dovevi fare finta di non vederlo. È una cosa che si chiama etichetta. Ma non ce la faccio. Quando vedo una contraddizione, un'inconsistenza, io devo esaltarla. Beh, allora, la difesa può iniziare il controinterrogatorio. Ciao, Zack, tutto bene, grazie. Cosa è successo nel sottopalco? Allora, è vero, avevamo degli affari da fare sotto palco. Era il trucco, quello che doveva fare. Esatto, è un trucco molto pericoloso, dovevo essere sicuro che fosse preparato. Un attimo! Capisco, il trucco con il fuoco faceva parte del copione. Sembra che il signor Mysterious avesse in programma di fare quell'esibizione più tardi all'interno dello show. Non avete mai avuto l'occasione di vederlo durante le prove? No, durante le prove ha detto che non si sentiva molto bene e che non riusciva a sputare alcun. Non poteva sputare fuoco per me. Un attimo, lasciate che capisca bene la situazione. Non poteva sputare fuoco perché non si sentiva bene. I miei poteri magici appaiono soltanto. Sembrano un po'. Che facciano un po' le bizze oggi. È questo che ha detto. Quindi era soltanto parte del suo. Del suo stile alla grande Mysterious. È davvero un peccato che non abbiamo potuto vedere quel trucco per via dell'incidente. Ed era completamente inaspettato, certamente. Ehi! Un attimo! Quindi che cosa intende esattamente con You're gonna give it away? Cioè nel senso, tipo, ci farai scoprire o una roba del genere? Visto, Bonnie? Tu e la tua boccaccia! Ora il ragazzo Aragosta vuole sapere di che cosa stiamo parlando. Ah, mi dispiace. Sì, beh, stavate preparando il prossimo trucco di magia. Sono sicuro che non avreste avuto il tempo di commettere l'omicidio. Wow, sembra che il vecchiaccio non sia poi così in preda alla demenza senile. Scommetto che vivrai una lunga, splendida vita. Oh, beh, è quello il piano. Spero di stare qui almeno altri 10 anni. Altri 10 anni? Non ne sono così sicura. Di che cosa abbiamo. Che discorso abbiamo fatto riguardo ai monologhi interiori, Atena? Beh, più potere per lei, immagino. In ogni caso, era troppo impegnata. Non ho avuto il tempo di fare niente. Sì, troppo impegnati per avere una chance di uccidere il signor Mysterious.
Per che piattaforma è? Per 3DS e Android. Aha, noi abbiamo tra le prove il secchio antincendio però vuoto. Un attimo! Bonnie, stiamo cercando di avere la testimonianza di Betty, quindi... Oh, giusto, mi dispiace. Può anche scendere dal banco dei testimoni se vuole. Sono preoccupata per Betty, però. Potrebbe perdere la calma e dire cose terribili. Ehi, ma chi sei, mia madre? Non dimenticarlo, sono io la sorella più grande. Hai capito? Ah, sì, ho capito. Immagino che dovrei preoccuparmi più riguardo alla... ai costanti scatti d'ira delle signorine Betty, se fossi in Bonnie. Quindi Betty... Lei era nel sottopalco e stava preparando il trucco col fuoco, giusto? Esatto, era molto pericoloso, quindi dovevo essere sicuro che fossimo preparati. Un attimo! Siamo sicuri? È sicura di... No, e lei stava prendendo ogni precauzione necessaria, non è vero? Ma certo, ogni precauzione, dopotutto è un trucco molto pericoloso da usando il fuoco vero. Cioè, dovevamo essere pronti in caso il tendone, cioè le quinte prendessero fuoco, giusto? Nel momento in cui la gente avrebbe capito che non faceva parte del trucco, forse sarebbe stato troppo tardi. Se da gente intendi Athena Sykes, allora sì. Wow, un trucco col fuoco! Sembra molto impressionante! La sua barba andrebbe in fiamme, vecchiaccio. Scommetto che la gente la scambierebbe per una palla di fuoco o qualcosa di simile. No, per una palla da bowling se non avesse la barba. Una palla da bowling? Betty, non essere scortese con il giudice. Betty, tu sai quel trucco di... Betty, tu sai il trucco di fuoco? Ciao Aiko! No, niente, tranquillo, abbiamo appena iniziato. E noi ci abbiamo. Obiezione! Mi dispiace portarlo alla vostra attenzione, Betty, ma c'è una grossa falla nella sua testimonianza. Grande. Più o meno quanto in quel trucco di fluttuazione che ha fatto prima. Oh, parole dure. Beh... Lascia che le dica una cosa, ragazzo fronte spaziosa. Nessuno ha mai capito come noi facciamo il nostro trucco di teletrasporto. Nessuno a parte me, intendi? Beh... Abbiamo altri trucchi migliori su per la nostra manica. Oh, davvero? Ti ho detto di chiudere il becco! Un attimo, non litigate voi due. Signor Justice, qual è questa falla di cui stava parlando? Lo script diceva, dice riguardo al trucco di magia col fuoco. Sarà molto pericoloso, assicuratevi che i secchi antincendio siano pronti. Comunque abbiamo trovato un secchio antincendio vuoto proprio nel backstage, se non per che presentava nient'altro se non polvere. Ah! Io... Aia! Non avete nemmeno iniziato a prepararvi per il trucco di fuoco, non è vero, Betty? Ah, mi hai beccato! Oh. Betty the Fun, si spieghi! Non c'è niente da spiegare. Avanti, Betty, non possiamo nasconderlo ancora a lungo. Tanto vale dirglielo, no? Sta zitta! A malapena riesci a prenderti cura di te stessa. Non provare a dirmi cosa devo fare. Beh, se nessuno di voi due vuole spiegarlo, immagino dovrò farlo io. Il motivo per cui Betty non ha preparato non si è preparata per il trucco con il fuoco era perché
sapeva che non sarebbe mai andato in scena. Non vi siete preparati per il trucco con il fuoco perché lo sapeva, non è vero? Lei sapeva che il corpo sarebbe stato ritrovato e che lo suo sarebbe stato cancellato. Ah! Non sia ridicolo! Omuncolo insignificante. Lame bangs of yours. I'm gonna yank those lame bangs. Bangs cosa sono già? I ciuffi tipo? Sì, tipo ti taglierò quegli stupidi ciuffi. È questo che vuoi? Obiezione! Comunque, possono ricrescere. Adesso smettetela di prendere tempo e diteci la verità. Non posso rivelare i miei segreti. Sono un mago. Obiezione. Chi è che fa una donazione? Donazione! Mithian, ciao Gian, qual è il tuo gioco preferito della saga di Ace Attorney? Il mio è Trials and Tribulation. Ogni volta che lo riprendo in mano piango sempre alla fine dell'ultimo caso. No, il mio preferito rimane Justice for All, perché c'è Franziska von Karma e a me piace un sacco Franziska von Karma. Obiezione. State inseguendo l'ombra di un colpevole illusorio, avvocato. Paga la mossa. Having chance upon a community. E avendo la chance di perseguire un bersaglio conveniente, si sta lasciando trasportare. Esattamente. Dove sono le prove, eh? Eppure, concedo che il senso del gusto del testimone per dire bugie è stato più che dimostrato. Vi avviso di... To confine your decision to your magic... Ah, vi consiglio di limitare i vostri giochi d'inganno soltanto ai vostri trucchi di magia, testimone. Giochi d'inganni? Obiezione! In quanto terapista di corte vorrei aggiungere qualcos'altro, Betty. Si sta finalmente lasciando andare per chi è davvero. Ma se continua a nascondersi dietro le bugie, non farà altro che rinchiudere il suo cuore ancora una volta. Ma tutte queste domande significano... significa soltanto che state cercando di mettermi in prigione. Quindi rimarrò dietro le sbarre in un modo o nell'altro. Beh, questo vuol dire che ammette la sua colpevolezza? Ma certo che no! Non ci riesco a credere. Tutti voi pensate che io abbia fatto qualcosa che non ho fatto. Voi... Tu, ragazza aragosta, palla da bowling! Headcase Brett, sì, tipo... carogna... carogna psicolabile. E tu, monaco... Monaco infernale sarebbe Cerberus Monk, vuol dire tipo a tre teste. Palla da bowling? Vecchiaccio? Carogna psicolabile, davvero? Un attimo! Betty, calmati. Andiamo. Fai bei respiri. Profondi respiri. Sentite, non sono l'assassino. E allora come sapeva che lo show sarebbe stato cancellato prima del trucco con il fuoco? Ve l'ho detto. Non possiamo rivelare i nostri segreti. Noi siamo sotto contratto. Contratto? Ma di che diavolo sta parlando? Beh... Nonostante ciò, rimanete comunque delle sospette. Sì, il fatto è che non so se si riferisce solo a Betty o a tutte e due. Credo, immaginiamo che stia parlando solo a Betty. Lei è comunque una sospetta in questo caso. Obiezione! Vi imploro di vedere... il nodo karmico che scioglierà questo intricato... Oddio, Tapestry sarebbe un arazzo. L'intricato arazzo di questo caso.
Ciao mia regina. No, non sei ancora nel botto di roba. Permettetemi di riassumere le vostre asserzioni, avvocato. Per cominciare, che la vittima sia stata uccisa nel passaggio sotto palco. Dopodiché, che la testimone e l'accusata siano soltanto le uniche due che avrebbero potuto farlo. Esattamente. E per di più, Betty sapeva che sarebbe stato ritrovato il corpo e che il trucco di magia sarebbe stato cancellato. Per cui è più che ragionevole concludere che sia stata Betty a uccidere la vittima sotto palco. E se Betty sapeva che lo show sarebbe stato cancellato per qualche altro motivo? Ad esempio? Nel corso della mia investigazione, delle mie indagini, ho trovato molto strano che la scenografia del drago sia caduta. E in congiunzione con il corpo che fuoriusciva dalla bara in una maniera così drammatica, tutto sembrava troppo perfetto per essere una coincidenza. It was a thought the entire channel, eh? Penso si possa tranquillamente dire che l'intera catena di eventi sia stata pianificata molto prima. Aia! Pianificata? Dopo aver deciso di accettare questo caso, ho scrupolosamente studiato tutto ciò che potevo riguardo ai mass media in questa nazione. E ho letto nei giornali, vecchi rapporti, sono anche andato sull'internet ad informarmi sui vari tabloid. Ah, che prolifico che è, quanto è laborioso, sono impressionato. Durante questo processo ho imparato di una strana pratica che si è soliti usare nel mondo della TV. Una pratica chiamata lo scherzo della camera nascosta. Ah! Betty e Bonnie, voi sapevate tutto questo, non è vero? Riguardo al corpo morto che sarebbe apparso, della scenografia che sarebbe caduta e dello show che sarebbe stato sospeso. Voi due eravate informate di questo piano. Dalla Take Two, siete state avvertite dalla Take Two. Take Two, TV, non è vero? Ah. Tutto ciò è vero? Betty, per favore, diglielo adesso, non ce la faccio più. Maledizione, e va bene, ci avete beccate. Tutto ciò che ha detto l'avvocato dell'accusa è vero. Il procuratore. La stazione TV ci ha pagato per cooperare al fine di questo piano. Era tutto uno scherzo, una grossa messa in scena pianificata sin da molto tempo. Signor Mysterious che sarebbe il corpo del signor Mysterious che compariva dalla bara. La scenografia che cadeva. Era tutto pianificato. Era tutto uno scherzo? It's a prank. È un esperimento sociale. Bonnie, tutto ciò è vero? Sì. Il signor Mysterious doveva fare finta di essere morto. È così che sarebbe dovuto andare. Sì, il signor Mysterious doveva fare finta di essere morto, ok. Quindi, lui era d'accordo? Anche lui? Esatto. Doveva fare finta di essere morto nella bara. E poi la scenografia sarebbe caduta. Trucy sarebbe rimasta sotto shock e avrebbe cominciato a impanicarsi. È così che il copione dello scherzo sarebbe dovuto andare. Cosa? Ma che diavolo di scherzo è? Non avremmo mai pensato che sarebbe morto davvero. Sì,
È l'unica cosa che era diversa dal copione. Povero signor Mysterious. Sei una brutta persona, Gian. Non ci sto capendo più niente. Beh, Betty e Bonnie, certamente sembra come se voi abbiate qualche spiegazione da dare. Va bene, va bene. Immagino che tempi disperati richiedano misure disperate. Amali estremi e estremi rimedi. Amali estremi e estremi rimedi, signore. La principessa deve sposare me. La principessa deve... Ma che dici? Tu sei vecchio. La principessa deve sposare me. Solo per questa volta condividerò il modo in cui sarebbe dovuto andare con voi. Quindi ascoltate con attenzione, perché non ascolterete roba di questo genere da nessun'altra parte. Oh, il pipistrellino! Dopo il nostro trucco di teletrasporto, siamo andate giù nel sottopalco. Quando il corpo del signor Mysterious è apparso nella bara sul palco, era il momento di Betty per fare il suo lavoro nel passaggio sottopalco. Esatto! Ho usato un telecomando a cui era collegato l'argano e la scenografia del drago. E l'ho fatta cadere. E subito prima della caduta del drago, ho chiamato Trusi nel backstage, così che non si facesse male. Dopo di quello, il piano del signor Mysterious era di ritornare in vita di fronte a una Trusi in preda al panico. Sarebbe dovuta finire in risate lei che scappava, o almeno questo era il copione. Ma per qualche ragione si è rivelato davvero morto il signor Mysterious e quindi è rimasto a terra. Che diavolo di scherzo malato era? Sembra come uno scherzo di pessimo gusto e terribile per me. La povera accusata stava semplicemente cercando di fare il suo spettacolo di magia. Sì, immagino di sì. Mi dispiace, Trusi. Quel che è. Era tutta quanta un'idea di Rating Rage. Sì. Mi sembra quel tipo di cosa che uno come lui potrebbe fare. Questo è il copione del prank che abbiamo ricevuto da Rating Rage. Che controlleremo all'istante. Maledizione. Ci hai fatto infrangere il contratto. Adesso non verremo pagate. Dove eravamo? Ma tutto ciò dove ci fa rimanere? Dove eravamo rimasti? Details. Il corpo del signor Mysterio scomparirà in una bara che sarebbe dovuta essere vuota, che causerà una grande sommossa. Dopo aver preso un po' della reazione di Trusi su videocamera, il signor Mysterio tornerà in vita, ridendo e volando in giro per aria, causando un altro giro di sorprese. Sì, ma non c'è scritto niente riguardo al drago. Chi ha ucciso la vittima e quando? Sì, esattamente. Queste sono le domande chiave. Se il signor Mysterious doveva solo fare finta di essere morto nella bara come parte dello scherzo, allora quando era sotto palco, lì la vita sarebbe dovuta scorrere ancora in lui. E se questo è il caso, allora Betty, che era altresì sotto palco, deve essere esclusa dalla lista dei sospettati. Testimone, la vittima era viva finché non è entrata nella bara? Oh, beh, ora che ormai è stata rivelata la verità, posso anche farvi vedere questo video. Salve a tutti, spettatori! Sono io, il grande Mysterious! Al momento siamo nel bel mezzo del trucco di magia di Trusi. Mi sono nascosto nel passaggio sottopalco senza farmi notare. E ora mi sto nascondendo...
E... ah, dopo essere passato nel passaggio sotto palco senza farmi notare, ora sono nascosto nel, dietro le quinte. E mi sto preparando per fare un piccolo scherzo a Trusi. Mi sto per nascondere in una bara che Trusi attraverserà con una spada di gomma. E quando la bara si aprirà, oh oh, ci sarò io dentro, facendo finta di aver incontrato il nostro creatore. Potete immaginare lo sguardo sul volto di Trusi? non sto più nella pelle dall'attesa. Ciao Ryuki, ma sono in live da mezz'ora più o meno. Lui stava per nascondersi nella bara? Sembrerebbe che i fili i fili karmici del destino ci abbiano condotto alla verità. La vittima è passata attraverso il sottopalco dove Betty the Fam si trovava. Ed è risalito fino nell'area del backstage. Lo sappiamo perché il signor Mysterious appare nel backstage quando ha girato quel video che abbiamo appena visto. Sembrerebbe così, sì. E, avvocato, lei ha proposto i fatti seguenti, non è vero? E se la vittima fosse stata uccisa nel sottopalco prima di essere messa nella bara? Ma allora, come spiega questo video? Queste riprese erano state fatte subito prima che il signor Mysterious entrasse nella bara? Oh! E quindi questo vuol dire... Esatto. È orribile ma vero. La tragedia è avvenuta proprio... proprio lì sul palco. Quando nella bara in cui il signor Mysterious si stava nascondendo, Trusi Bright ha infilato la sua spada. Visto? Ve l'avevo detto. Quindi ciò che sto dicendo è che l'incidente era un tragico incidente avvenuto durante uno scherzo? Sembrerebbe un incidente se l'accusata non avesse avuto nessuna informazione sullo scherzo, tanto per cominciare. Quindi chiediamolo all'imputata in persona. Signorina Bright, lei era a conoscenza di questo scherzo? Cosa? Io... Diglielo, Trusi. Non ne sapevi niente, giusto? Certo che no. Non sapevo niente di tutto ciò. Obiezione. Pensa ancora di fare la parte dell'innocente, non è vero? In questo caso... Non mi lascia altra scelta che presentare questa nuova prova. Sembrerebbe una sorta di appunto. Quella. Ho trovato questo foglio nei camerini subito prima subito dopo l'incidente. In quel momento non riuscivo a capire a che cosa si riferisse, ma adesso tutto mi è chiaro. Ciao Boots, sì, botto di roba. Bonnie, prendi la videocamera dopo che il signor Mysterious comes tumbling out, tipo esce. E questo cos'è? Vediamo, dice prendi la videocamera dopo che il signor Mysterious esce. È una nota firmata dall'imputata che spiega a Bonnie di prendere il video del signor Mysterious. Ah, di prendere la videocamera che stava usando il signor Mysterious, ma quanto sembra. Non capisco. Non ha alcun senso. L'ho trovata nei camerini subito prima dello show. Quando l'ho vista, ho capito che Trusi sapeva dello scherzo. Beh, c'è la sua firma. Beh, questo è innegabile.
Ok. Quindi la... l'imputata sapeva dello scherzo? A quanto sembrerebbe, sì. Quando ha saputo dello scherzo che le dovevano fare, ha deciso di usarlo a proprio vantaggio. Quindi ha usato la sua spada d'acciaio infilandola nella bara dove la vittima si era nascosta. Non è ciò che è successo, signorina Bright? Ma certo che no! E non ho scritto né firmato quel foglietto. Ma la calligrafia è la sua. Tutte le prove e le testimonianze la indicano come la colpevole. Ma io non l'ho fatto, non sono stata io. E allora come mi spiega l'esistenza di questo foglietto? Può farlo oppure no? Io non posso spiegarla. Non l'ho scritta, quindi non capisco. Non ho ucciso Mysterious, dovete credermi. Apollo, dai. Il silenzio è assordante. Continua a cercare di divincolarsi dai fili del proprio karma quanto... No, continui pure a cercare di divincolarsi dai fili del suo karma quanto desidera, imputata. Anche se ormai è ineluttabilmente catturata nella ragnatela del suo destino. Signorina Bright, è tempo che che affronti il suo destino. No, non sono stata io. Io... Ah, lo sapevo! Quella ragazza è così gentile, un'assassina! Ed è, sembra che sia stata lei. L'avevo detto, era tutto scombussolato. Ma non sono stata io, davvero! Perché nessuno mi crede? Sta zitta, assassina! Boh, dè, non si può più sopportare sta farda. Tutto ciò sta andando male. Vostro onore, suggerisco di porre fine a questa tragedia. Adesso, dia il suo verdetto. E ci lascia offrire l'anime. E ci lasci offrire l'anima della vittima. E lasci che io offra gli ultimi riti all'anima della vittima come dovrebbe. Molto bene. Immagino di non avere altra scelta. Questa corte dichiara l'accusata. Obiezione! Bravo Apollo! La difesa ha un'obiezione. Apollo! Tu, anche adesso, tu vorresti... Non mi arrenderò. E mi rifiuto di abbandonarli. Signor Wright, il signor Wright che conta così tanto su di me. E Trusi, che sta riponendo tutta la sua fiducia in me. Signor Justice, il fatto che lei abbia sollevato un'obiezione significa che ha delle prove con cui può confutare le affermazioni della procura, è così? Sì, sì, vostro onore. Abbiamo davvero qualcosa, Apollo? Beh, a dire il vero, sì. C'è una prova che possiamo presentare. Molto bene, signor Justice. Allora può procedere. Come abbiamo visto nelle riprese dello show, non c'è alcun dubbio che l'imputata abbia infilato la spada dentro la bara. La difesa non nega questo punto. Ma non dimentichiamo che questo è un trucco di magia, cioè è uno spettacolo di magia.
pieno di trucchi e illusioni. Possiamo dare per scontato che tutto ciò che vediamo sia vero. Quindi lei sta dicendo che un gioco di prestigio sia in qualche modo coinvolto? Esatto. La difesa contende che la spada che ha usato, l'imputata non sia stata la causa della morte. Ora, che cos'è che mi ha detto Trussi subito prima che... Che cosa mi ha detto Trussi di avere fatto subito prima di infilare la spada nella bara? Non ricordo, è successo 2 settimane fa. Molto bene, allora vediamo questa prova, signor Justice. Ma si ricordi, ha interrotto il mio verdetto per fare questa obiezione. Porca troia. Sarà severamente penalizzato se scopro che tutto ciò è un bluff. Va bene, vostro onore. Tutto ciò dimostra che era possibile che la spada della signorina Bright sia la signorina Bright ha usato non è stata la causa della morte. È che se mi facessero vedere il petto di sto stronzo. Salviamo. Dobbiamo controllare il registro processuale. Ragazzi, non voglio spoiler, mi raccomando. Questo perché la foto della scena del crimine non penso abbia molto senso. L'unica cosa che possiamo presentare è questa, ovvero la dichiarazione che ha detto Trussi, ovvero di avere scambiato le spade. Ecco! Che cos'è? La spada dello spettacolo? Esattamente, vostro onore. Questa spada di gomma è quella che... la spada di gomma era nel portaombrelli, perché è un portaombrelli, sotto palco. Durante lo spettacolo la signorina Bright doveva scambiare la vera spada con una spada di gomma. E ci ha detto che si ricorda chiaramente di averlo fatto. Capisco. Quindi la spada che l'imputata ha infilato nella bara era di gomma. Così? E allora perché è stata trovata una spada d'acciaio sul palco? Qualcuno deve avere messo la spada d'acciaio lì scambiandola con quella di gomma. Subito dopo che è avvenuto l'incidente della scenografia del drago che cadeva e che nel mentre che il teatro veniva evacuato. Il vero colpevole deve aver usato il risultato di questo caos per scambiare la spada di gomma con quella d'acciaio. Obiezione. Lei non sa quando arrendersi, non è vero, scarafaggio? Tutto ciò non è possibile. Sangue è stato trovato nella bara, nel foro della bara in cui è stata infilata la spada. Deve essere stato lasciato lì quando l'accusata ha estratto la spada. Questa è una prova incontrovertibile che la spada che è stata usata era d'acciaio. Obiezione! Ma quel sangue potrebbe essere il risultato di qualcuno contaminare la scena del crimine dopo il fattaccio. Fattaccio non è un termine proprio da tribunale, però va bene. Dopo che è caduto il pezzo di scenografia e il pubblico era stato fatto allontanare dal teatro. C'era moltissimo tempo per qualcuno di mettere del sangue in quel punto. Obiezione!
notizia. La spada che l'imputata ha usato era di gomma. E allora come propone che sia stata uccisa la vittima? Visto che il signor Mysterious era vivo quando è entrato nella bara. Obiezione! Trovare la risposta a questa domanda è precisamente il motivo per cui dobbiamo continuare questo processo. Haha, sto giro me lo sono ricordato. Lasciate esprimere la mia opinione. Beh, viste le prove, è certamente ragionevole che l'imputata to suspect the defendant based on the evidence. Aspetta. Ah, viste le prove presentate, di certo è ragionevole il sospetto che che l'avvocato della difesa sta basando sulle prove mostrate. Ma per quanto riguarda la domanda, se la spada che ha usato l'imputata era di gomma o d'acciaio, credo che sia meglio continuare questo processo. Suggerisco di ascoltare l'imputata in persona riguardo a questo fattaccio. Molto bene, vostro onore. Sì, ce l'ho fatta, in qualche modo. Troppo vicino, troppo presto per rilassarsi, ma comunque... Ok. Aggiorniamoci per dopo. Sì, abbandoniamo la sala per una pausa di 15 minuti. Suggerisco alla procura e alla difesa di usare questo tempo per prepararsi. Vai tranquillo, Gino. Ci vediamo presto. Sono appena entrato in un processo per decidere se una spada fosse di gomma o di acciaio. No, per capire se la spada che è stata usata in un determinato momento era quella di gomma o quella d'acciaio. Vado a prendere giustamente il succhino, come dice Morgante. Quale miglior momento per un succhino? Arrivo subito! Ah. Sire, non ci sto capendo un cazzo di nulla. Vabbè, Phoenix, dai. Il giudice deve andare a scusarsi con sua moglie per il ritardo. No, quello lì era un altro giudice. Nice t-shirt, though. Me l'ha regalata Marco. Questa live è sponsorizzata da Succhino. Succo Ace. Il meglio di arancia, carota e limone per ogni tua mattina. E da Facendo Schifo Ogni Giorno di Meno, lo slogan del miglior canale di YouTube Italia, Marco Merrino, Croa89. Che magari mi pagassero Marco e la Bravo per fare sponsor a Succhino e alle magliette. Ma ha visto ieri il puntatone di My Hero Academia? Non ancora, lo devo ancora vedere. E Metallica? Vabbè, ma per quello mi devo girare di culo per fare sponsor ai Metallica. Ah. Beh, per la prova ci si può provare, è possibile. È stato pesante. Non dirlo a me. Ce l'abbiamo fatta. We barely made it through by the skin of my... Ah, ce l'abbiamo fatta per un soffio. Cioè, tipo, mi sono consumato le unghie per arrampicarmi sugli specchi, una roba del genere. Non posso dire di andare pazza per questo procuratore Sadmaddi. Sai, il modo in cui ha detto lasciati andare e vai avanti, come se non fosse niente. Lasciati andare e vai avanti, eh. Oh, ragazzo, sto per caso interrompendo un conclave segreto di cattivi o qualcosa di simile? Ah, speravo fosse Gamsho, invece no. Allora... Il vostro prossimo piano malvagio è già in programma? Che cosa vuole?
Continua a fare quella faccia, campione. E tutti quanti... e tutti quanti cambieranno canale. Guarda da questa parte, Trusy. Adesso sorridi per la telecamera. Vediamo quei denti smaglianti. Quel sorriso smagliante. Non è questo che il credo dei Gramari ti dice di fare? Come ci si sente, Trusy? Tutti quanti online non riescono a smettere di parlare di te. Tutti ti chiamano la vera strega. Che questa possa essere la fine della troupe Gramari. Vattene via, stramboide! Oh, e questo cos'è? Qualcosa ha acceso la fiamma. Sembra che un gorilla giallo... Sembra un gorilla giallo o qualcosa di simile. Che possa essere il cucciolo di Trusy? Fare riprese è proibito all'interno di un tribunale. Vuole che chiami gli usceri? Riprese? Ma di che stai parlando? Non ho nemmeno una camera con me. Oh! Che cosa è successo alla camera? Lui è un ex mago. Ci scommetto le palle. È scomparsa proprio di fronte ai nostri occhi. Sì, sto pezzo di merda è un mago. Sapete, mi godrò il resto del Trusy Show dal tribunale, cioè dagli spalti del tribunale. Farò una chiamata se qualche fan di Trusy volesse venire a darle supporto comunque. Scommetto che ci saranno delle belle riprese di loro. Tutto ciò sarà fantastico. Hang loose, baby! Ha chiamato dei fan di Trusy? Ma a quale scopo? Apollo, quella cosa che ha appena detto il signor Retins... Era... Ah no, quella cosa che ha appena fatto il signor Retins... Era un gioco di prestigio di altissimo livello. Perché dovrebbe sapere come si fa una cosa simile? Non lo so. Ma era di sicuro qualcuno che... Ma è di sicuro qualcuno con delle grandi capacità magiche. Non ci credo. Ma ho pensato... Ah, ma mi ricordo che abbia detto... Che i maghi e i prestigiatori erano soltanto un mucchio di buoni a nulla. Signor avvocato? Signor avvocato? Oh, salve Bonnie. Posso esserle d'aiuto? Oh, beh, c'è qualcosa che mi sta dando da pensare. Davvero? E sarebbe? Beh, vede... Ehi, stupida! Che cosa stai sussurrando al ragazzo Aragosta? Betty! Chi diavolo credi di essere? Sei pazza? Cos'è? Vuoi un po' di questo? Sai che devi parlare a me prima di fare qualsiasi cosa o dire qualsiasi cosa. Sono io il cervello dell'operazione. Cioè, tipo lei il cervello e lei il braccio. Ma io... Sta zitta, stupida coniglietta. E adesso vieni con me, ora. Mi chiedo che cosa le stesse dando da pensare. Non c'è modo di scoprire... Finding out with Betty. Non c'è modo di scoprirlo con Betty che costantemente la tiene al guinzaglio. La corte si sta raccogliendo. Te la senti di fare di testimoniare? Sì. È solo... Mi chiedo che cosa abbia il signor Retins su per la sua manica. Dubito che stia portando dei veri e propri fan. Già. Probabilmente no. Mi chiedo anch'io che cosa abbia in serbo per noi. Sarà meglio... not be trying to get under Trusy's skin right now. Sarebbe meglio non cercare di non entrare sotto pelle. Cioè non chiedere a Trusy troppe informazioni adesso. Tu sei Trusy Bright e starai bene. Oh, ecco il miglior trucco di Apollo. Esatto. Quando mi sento giù di morale, mi dico sempre che andrà tutto bene. Va bene. Farò del mio meglio.
Io sono Trucy Bright e sto bene. Grazie, Polly. Penso di potercela fare. Ecco la mia ragazza. Magari fosse la mia ragazza di scippo di bestia, io, Apollo e Trucy. Buona fortuna sul banco degli imputati. Andrei alla grande. Grazie, starò bene. Ce la posso fare. Va bene, Justice. Ce la puoi fare anche tu. È il momento di concentrarsi per tutto il resto del processo. La corte si riaggiorna, siamo di nuovo in tribunale. Avvocato! No, imputata! La prego di avvicinarsi al banco dei testimoni. Trucy Bright, prestigiatrice. Ecco arriva la bugiarda, sta strega di merda! E buttatela in prigione! Buh! Ordine! Ordine in aula! Altrimenti vi farò sbattere tutti quanti fuori. Che cazzo è? Che cos'è con tutti questi brusii? Scommetto che questi sono i fan che ha invitato il signor Retins. Che pezzo di merda d'alto bordo. Cioè, proprio di top classe. Beh, non è abbastanza per farci perdere la concentrazione. Adesso, signorina Wright, questa corte vorrebbe sapere come ha scambiato la spada d'acciaio con quella di gomma sul palco. Quindi, la prego di testimoniare al riguardo. Sta soltanto cercando di fottervi con la magia! Dategli la pena di morte! Silenzio! Tutti! Non lo ripeterò ancora una volta. Signor Wright, è in grado... Ah no, signorina Wright, è in grado di testimoniare? Sì, io sto bene, vostro onore. Trucy. Sapevo che non avrei dovuto lasciarla... Non dovevo lasciarle fare tutto ciò. Vorrei soltanto fare una piccola richiesta. Che dice se invece di testimoniare con le parole vi mostrassi esattamente che cosa è successo? Andrebbe bene, vostro onore. Potrete ammirare il mio stupendo trucco di magia di scambia spade e giudicare voi stessi. Nonostante tutto, sta ancora sorridendo. La nostra Trucy è incredibile, non è vero? Sì, lo è. Se la caverà alla grande là sopra. Un vero intrattenitore tiene sempre un sorriso sul suo volto. Beh, rimane fedele agli insegnamenti e al credo della Troupe Grammarie, anche adesso. È davvero qualcosa di speciale. No, Keith! È il momento del trucco di sì, è il momento dello spettacolo della ragazza magica Trucy Bright! Guardate con attenzione, tutti quanti! Vi aspetto, ragazzi. Tanto bevo, ne approfitto della publicity. Ah... Comunque Betty che parla da Sanica, Bonnie alla coniglietta pucciosa che vorresti buttare nella bandina con i tuoi rifiuti, sì più o meno. A me piace però, a me piace di più Betty di Bonnie. Bella Sire, come va? Tutto bene Hades? Signore e signori, vi prego di concentrarvi su questa spada. Permettetemi di dimostrarvi quanto è affilata.
Avete visto? Nessun trucco, nessun inganno. Una spada molto affilata. Adesso, signore e signori, guardate come prendo questa spada e... Presto sordo! Ecco! Ora è... Ora l'ho cambiata. E adesso... Op! Come potete vedere, la lama non è d'acciaio, ma di gomma.